Gesù scuote gli animi e invita tutti a una ricerca più profonda, indica un percorso per saziare la fame e sete di felicità che tutti portiamo nel cuore. E alla fine parla di un corpo e di un sangue di cui nutrirsi, che è la sua persona. La folla che lo ascolta però è allibita e la si può ben capire, un linguaggio davvero difficile per chi lo sente per la prima volta nella storia. Per la comunità cristiana di oggi queste parole sono più chiare e interpretate come un esplicito riferimento al pane eucaristico. Se ci nutriamo di lui, sperimentiamo già ora la vita eterna. Se ci nutriamo di lui, viviamo già in lui. Con questo spirito siamo invitati a partecipare ogni domenica all'Eucarestia, che non è anzitutto e solo un incontro amichevole della comunità, ma soprattutto esperienza reale della presenza di Cristo in mezzo a noi.